stanno ora per scendere in campo la Lazio eSport e l'Inter eSport. Per cui io invito a raggiungere la postazione Fabulous e ASAP Tom 96 per la Lazio eSport. Ciao ragazzi, prego. E ora chiamiamo Manuel Neto e RRich 97 per l'Inter eSports. Ciao ragazzi. Siete pronti? Carichi? Allora, buona partita, in bocca al lupo. La parola ai caster per la presentazione e la telecronaca della partita. Ultima partita per Lazio e Inter quest'oggi, si va a chiudere il gruppo A per queste due squadre, vorranno fare assolutamente bene. Un Fabio Ulus che arriva da un'ottima prestazione contro la Fiorentina, dall'altra parte invece ritroviamo Emme Netto che si è ben comportato quest'oggi. Sì, si è ben comportato oggi, si è potuto riposare nell'ultimo match che ha visto impegnato invece il suo compagno di squadra e adesso si trova di fronte però un Fabulous col dente avvelenato dopo l'ultima partita che abbiamo commentato, quella con la Fiorentina. Tante occasioni, io mi immagino un Fabulous che parta subito a mille in questo match. La Lazio ha necessariamente bisogno dei tre punti. Per Fabio Ulus ti aspetti di rivedere il 4-1-2-1-2 oppure si ritorna con il 4-2-3-1? Invece dall'altra parte ormai una costante per Emme Netto, solito 4-4-2. È una scelta difficile perché non si sono ancora affrontati oggi, perché prima ha giocato ASAP Tom che potrebbe aver dato qualche consiglio al suo compagno, aveva perso per 2-1 contro Manuel Neto. Certo, il rombo sembrerebbe funzionare, Marco, perché abbiamo visto anche andare in difficoltà un giocatore come Giovi che quest'oggi aveva dominato. Io lo proverei, sono sincero con te, lo proverei fin dal primo minuto. Vedremo se effettivamente si ritornerà con il 4-1-2-1-2 oppure se ritroveremo all'interno di questa gara il più solito per Fabio Ulus, 4-2-3-1, che l'abbiamo visto è uno dei pochissimi giocatori a non utilizzare Ronaldo il Fenomeno. Sì, non utilizza Ronaldo il Fenomeno, preferisce un altro brasiliano, Ronaldinho, che comunque sa farsi rispettare, soprattutto se utilizzi le mosse abilità. Non ci sono chiaramente novità di formazione rispetto a quella precedente. Mi era piaciuto Smalling fino a quel mini errore su Ronaldo il Fenomeno di Giovi, un po' sfortunato, però comunque diciamo prestazione più che sufficiente. Prestazione convincente da parte di Smalling. Intanto siamo partiti per l'ultima gara tra questi due team, Lazio e Inter, chiudono l'ultima giornata del girone A. Vorranno fare bene, vorranno salutare questa regular season nel migliore dei modi. La Lazio che prova ad attaccare, Zambrotta, Vira, El Shaarawy, l'inserimento sulla destra di Cuadrado, non c'è spazio però per cercare il laterale. Zambrotta, Hullet, ferma l'olandese, tallonato, pallone che viene girato sulla destra. Sono passati 5 minuti ma un'indicazione chiara, pallone che deve girare soprattutto sulla linea difensiva per poi cercare l'imbucata dentro. Sì, deve girare e intanto Fabulous decide di partire con un 4-2-3-1, quindi si terrà il rombo magari come arma tattica a partite in corso. Sono curioso di rivedere Manuel Neto, perché l'ultima volta che lo abbiamo commentato era reduce dalla sconfitta con Giovi, quindi questa è la sua partita successiva. Vediamo se ha assorbito l'aluso, ci sta ancora un pochino pensando. Cristiano Ronaldo dentro l'area, cerca lo spazio, ancora Cristiano Ronaldo, vediamo se punta l'uomo, sempre Ronaldo, forse aspetta troppo, una giocata di troppo, si complica da solo la vita. Qui Emme Netto che di fatto regala il pallone a Fabio Ulus, che adesso riparte. Cristiano Ronaldo, tanta fretta in questi ultimi minuti. Sì, un pochino troppa fretta per Fabulous. Alla fine la difesa di Emme Netto è schierata, quindi è difficile anche cercare questi palloni, dovrebbe avere un minimo di pazienza. Quando l'ha avuta nei match precedenti ha costruito delle buone occasioni, quindi deve riproporre quanto di buono fatto in precedenza. Hullet, Vira, ancora Hullet, va a salire adesso il giocatore olandese Ronaldo.
dentro a cercare Ronaldo il fenomeno, va via ancora Ronaldo il fenomeno, elastico Ronaldo, ed è un gol capolavoro da parte di Emeneto, cambia il risultato 1-0 Inter. Cosa si è inventato questo ragazzo? E qui ha fatto un numero straordinario Marco con Ronaldo il fenomeno, ha saltato il difensore, poi un tiro perfetto su cui Handanovic non ha potuto far nulla. Li sa usare queste skill, perché le abbiamo viste per tutta la giornata. Manuel Neto sembra aver archiviato la sconfitta con Giovi e riparte dal da zero, con però un gol di vantaggio in questa partita. Lo vediamo anche negli occhi dei giocatori. Adesso però è Fabio Luz che prova a costruire una nuova azione offensiva. Zambrotta, Colletta, Dejan Kulusevski, c'è spazio sull'auto sinistro per Zambrotta, può convergere dentro l'area. Zambrotta, pallone a rimorchio per Cristiano Ronaldo, non era male l'idea, ha cercato forse pallone troppo orizzontale. Sì, non era male l'idea, è stato bravo ad aspettare l'arrivo del taglio, il pallone poi non è stato perfetto da parte di Zambrotta, però almeno primo squillo di Fabulous che inizia a farsi vedere in area contro Manuel Neto, che comunque ricordiamo è uno dei ragazzi più forti in fase difensiva, quindi non sarà facile sfondare il muro. Chiaro, Giovi giocava a 5, abbiamo detto grande difesa, ma Manuel Neto anche a 4 dimostra che si può far bene in fase difensiva. E Sharawi vira Cristiano Ronaldo a cercare Ronaldinho, è chiuso da Hullit, deve riniziare adesso la Lazio, vira Hullit, il pressing costante da parte di Emeneto, non vuole lasciare respiro, quasi deve riniziare dalla propria metà campo Fabio Luz. Intanto adesso Ronaldinho inventare la giocata, ancora Ronaldinho, limite dell'area, dentro per Cristiano Ronaldo, si chiude il triangolo con Ronaldinho, che bravo Fabio Luz, si inventa una giocata fantastica, extra pass dentro l'area e alla fine arriva il gol di Ronaldinho, 1-1. Bellissimo questo gol, bellissima la combinazione, splendido lo stop di tacco al volo di Cristiano Ronaldo, che poi è stato bravissimo a servire il suo compagno, ma il gol nasce prima Marco, perché è riuscito a mettere fuori gioco Gullit e Vieira, che se hai visto erano molto lontani, è riuscito quindi a trovare un buco, poi nell'uno contro uno quando hai gente come Ronaldinho e CR7 e allora puoi far male. Adesso questa la scossa da parte di Fabio Luz, che dopo aver non iniziato nel migliore dei modi sembra essere uscito leggermente con le proprie giocate, però intanto qui è l'Inter che attacca con Letta, Vieira, Cristiano Ronaldo allarga per Frank Ribery a dialogare con Ronaldo il fenomeno, tiene sempre il numero 9 fuori per Colletta, Vieira, Ronaldo, inizia ancora da Colletta, non c'è spazio, poi arriva l'intervento da parte di Ronaldinho che dà una mano ai suoi in difesa, riesce anche a recuperare il pallone. Siamo in un momento della gara dove potrebbe succedere effettivamente di tutto, sta giocando anche in qualche modo con il cronometro, si aspetta sempre il momento giusto. Sì, sembra anche aver un pochino subito il colpo Manuel Neto, è un pochino meno preciso, soprattutto in fase offensiva. Fabulous invece chiaramente motivato dal gol del pareggio, anche qui aveva fatto una buona azione, ma guarda l'importanza di Ronaldinho per Fabulous, quanto si è abbassato per ricevere il pallone, se Ronaldinho è in partita per Fabulous sono buone notizie. Hullit intanto qua recupera proprio per Fabio Luz, che adesso può costruire una nuova azione. Hullit, Ronaldinho, tiene il brasiliano, lo scatto da parte di Hullit, lo ha visto Ronaldinho, pallone preciso per l'olandese che si ferma dentro l'area, rimorchio, arriva Dejan Kulusevski che cerca lo scambio, non c'era il corridoio di passaggio, non era male l'idea, una cosa che non abbiamo ancora visto, lancio lungo, inserimento da parte del centrocampista, non si va con lo switch, non si va a selezionare il difensore per coprire l'inserimento, e qua Emeneto ha rischiato tantissimo. Qui Emeneto ha rischiato tantissimo, ma vedi, guarda anche questo pallone perso con Gullit, non ne ha mai persi nelle partite precedenti, sembra un pochino aver subito il colpo del gol del pareggio, uno splendido gol segnato da Fabulous, che da lì è salito di livello, è riuscito a gestire meglio i ritmi, a non subire più nessuna occasione, neanche a far arrivare Manuel Neto vicino alla propria area di rigore. Bravo il player della Lazio.
Un primo tempo a fasi alterne, la prima parte della prima frazione è dominata da parte di Emmeneto, poi Fabiolus ha preso coraggio, ha iniziato a prendere campo, ha trovato anche il pareggio e ha chiuso in crescendo questa prima frazione di gioco. Sì, in crescendo, e la notizia positiva per lui è che non ha ancora dovuto magari fare quei cambi di modulo, rischiare troppo, perché comunque è riuscito a pareggiare col 4-2-3-1. Ronaldinho mi sembra ben inserito, ben in partita, quindi buone notizie per il player della Lazio. A me la scelta di Ribéry da Manuel Neto continua a convincere poco, perché in tutte le partite è sempre stato il cambio all'intervallo, poco impatto per il francese. Abbiamo visto la sostituzione dopo i primi 45 minuti, però qui attenzione perché Fabio Loce è dentro l'area con Hullet, il mancino, e arriva il gol del 2-1 da parte di Fabio Loce con Ruud Hullet, inserimento perfetto dell'olandese, spara con il sinistro sul primo palo, non può nulla Emeneto. Dopo 4 minuti della ripresa cambia il risultato ancora, 2-1 adesso la Lazio sopra. L'importanza degli inserimenti di Gullit, hai visto come ha guadagnato campo e poi è stato bravissimo a cercare il primo palo, un gol molto simile a quello segnato da Emeneto con CR7 però, che è più punta di Gullit, proprio nella partita contro Azaptop, quindi contro il compagno di Fabius, ha voluto un pochino restituire forse. Emeneto prova ad attaccare con Ronaldo, limite dell'area, gioco di gambe, ancora Ronaldo qua esagera nel cercare una giocata troppo complicata vedendo la posizione, il posizionamento da parte dei difensori. Qui intanto lancio lunghissimo, interviene Handanovic, si cerca ancora questo lancio lungo, forse è stato a vedere una difesa alta da parte dell'Inter. Qui intanto brutta palla persa in uscita, Fabio Loce attacca, la palla dentro per Ronaldinho. Da una parte vediamo errori, ma anche dall'altra palloni recuperati, si cerca subito di accelerare, ma non c'è tutta questa fretta. Qui ha provato a forzare il passaggio dentro, non era sicuramente facile, alla fine la difesa era abbastanza schierata bene, poteva cercare magari di gestire anche il ritmo in questo momento Fabius, perché Emeneto è un avversario temibile, quindi tenere un pochino di più te il possesso palla può essere una scelta giusta, una scelta intelligente. Manuel Neto che comunque anche qui in fase offensiva sembra un altro giocatore, sta facendo davvero tanta fatica. Hernandez, Ronaldinho viene anticipato da Patrick Vieira, è solo Zaniolo, Cristiano Ronaldo a cercare Ronaldo il fenomeno, limite dell'area, viene chiuso splendidamente da Smalling. Vita elegante da parte del giocatore inglese. Bravissimo qui Smalling a mettere il fisico, a non far girare Ronaldo il fenomeno, perché se lo fai girare è pericoloso, se riceve spalle alla porta non avendo magari il fisico di Cristiano Ronaldo, ecco che riesce a limitarlo molto più facilmente. Tanto Ronaldinho serie di giochi di gambe da parte del brasiliano, viene chiuso però dal connazionale Bruno Peres. Hullet, Vieira, tiene qui il giocatore francese, adesso prova a prendere campo, continua ad allungare la falcata, allarga per Irving Lozano, Vieira, Hullet, Cristiano Ronaldo sulla destra dove c'è Dejan Kulusevski, Hullet, Patrick Vieira, si aspetta il momento per cercare la verticalizzazione, l'imbucata dentro, Vieira, Ronaldo, Hullet ancora con Ronaldo, prova a ritornare ancora una volta da Hullet, si stava inserendo sull'altro lato compagno, probabilmente qua scelta sbagliata. Sì, scelta sbagliata perché c'era il taglio di Cristiano Ronaldo in una zona pericolosa del campo, un paio di errori proprio in decision making qua da parte di Emeneto, che adesso mi immagino voglia cambiare qualcosina per gli ultimi 20 minuti, magari qualche istruzione, perché al momento sta facendo davvero tanta fatica ad attaccare la difesa di Fabius, che quando è schierata e quando è così ha messo in difficoltà anche Giovi, perché se ci ricordiamo già nella ripresa del match precedente Giovi, uno dell'attacco migliore del girone A, non era mai riuscito a trovare la via del gol. Assolutamente, qua abbiamo visto anche il cambio tattico da parte di Emeneto, manovra veloce, vuole subito ripartire in velocità, vuole dare velocità all'attacco, perché se fa schierare la difesa si fanno dolori, però deve stare attento perché la confusione a volte non aiuta e Fabius può punire magari con un recupero alto per ripartire poi in contropiede.
Intanto qui ottimo break da parte di Viera. Alla fine la palla viene recuperata ancora da Meneto, che adesso prova a distendersi sulla destra con Hullet. Ronaldo ancora per Hullet. Aspetta l'inserimento da parte dei compagni là davanti, ma continua a guadagnare campo Ronaldo. Hullet viene tallonato da Zambrotta. Adesso si ripassa da Patrick Viera. Lozano, Viera, Ronaldo. Riesce a girarsi per Cristiano, prova ad andare via. E qua bravissimo Fabio Loos, misura strepitosa. Ma qui il lampo di Emmeneto che da un'azione che stava andando abbastanza lentamente, appena fa ricevere il pallone al CR7, accelera subito e qui poteva essere l'occasione per il 2-2. Bravissimo Fabio Loos però in fase difensiva. Tanto Zambrotta dall'altra parte, Cristiano Ronaldo, inserimento sulla destra, qui intanto c'è spazio per Cristiano Ronaldo. Se fosse passato quel pallone, probabilmente stiamo parlando di un risultato diverso. Sì, potevamo anche commentare il gol del 3-1. Secondo me doveva avere un pizzico più di coraggio a cercare il taglio in quella situazione. È partito un pelo in ritardo, però vedi anche qui, questi sono tutti errori che Emmeneto non ha mai commesso. Sente il cronometro che corre, prova ad affrettare troppo, però a volte quando corri troppo rischi di commettere errori banali come quel pallone perso di Kulusevski. La gestione di palla da parte di Fabio Loos, che adesso prova anche a giocare con il cronometro, ma rischia troppo e perde la sfera. Ronaldo per Viera, prova a girarsi il francese, fa salire i compagni. Adesso Ronaldo il fenomeno, Hullet, Viera, ancora Hullet, limite dell'area, dentro per Ronaldo, prova a girarsi Ronaldo, magia e poi fermato da Hullet. Quanto è bravo Fabio Loos nell'uno contro uno. Bravissimo, qui un pochino sfortunato Emmeneto che si è ritrovato con Ronaldo il fenomeno in una buona posizione. Purtroppo per lui davanti aveva Gullit, che non è proprio facilissimo da superare. Bravo quindi Fabio Loos ad allontanare. Ora prova il tutto per tutto Emmeneto, ancora 4-2-4, ancora immagino pressing costante. Entra Dybala, aveva deciso il match prima, vediamo se adesso riuscirà a pareggiare questo. Ultimi tre minuti di gara tra Lazio e Inter. Lazio conduce di uno questa gara. Tanto la recupera qui Fabio Loos. Hullet, Ronaldo per Viera, vede lo spazio centralmente, perde già Kulusevski, posizione buona, Kulusevski per chiuderla, Kulusevski fino in fondo e arriva il gol del 3-1 da parte della Lazio. Segna Dejan Kulusevski che la chiude a due dalla fine. Bellissimo questo contropiede e bravissimo Fabio Loos ad aspettare il movimento dal portiere di Emmeneto, che ha provato a far commettere un errore al suo avversario. Non ci è cascato Fabio Loos, diagonale perfetto di Dejan Kulusevski e 3-1, che secondo me Marco, per quanto ha fatto vedere, un minimo se lo merita. Si merita assolutamente questo risultato. Fabio Loos ha interpretato benissimo questa gara, ormai siamo nelle battute finali del match, quindi Lazio che chiuderà portandosi a casa i tre punti anche in caso di gol in questa azione che adesso andiamo a seguire. Dybala dentro per Cristiano Ronaldo, cerca il destro, ma ancora una volta Fabio Loos nell'uno contro uno non ha mai sbagliato. Zero errori da parte sua e vittoria che secondo me Marco non parte dal primo minuto di questo match, ma parte prima dalla partita contro Giovi, perché è arrivato carichissimo, meritava già qualcosa prima in questa partita, è entrato in campo determinato e si è portato a casa i tre punti.